Mi è stato assegnato un compito non facile, perché la mia la prospettiva di un direttore che è stato per due mandati responsabile di una scuola di specializzazione in cardiochirurgia. Allora cercherò di farvi vedere quali sono, secondo me, i caveat, i limiti e quali potrebbero essere le soluzioni. Certo che sono un po' triste, perché nel momento in cui, durante il presidential address, il mio presidente mi fa vedere un articolo su Corriere.it, dove un professore universitario dice che in fondo non si è in grado di fare training e quindi è meglio che i cardiochirurghi vadano all'estero, ci resto male. No, ci resto male perché voglio dire, chi l'ha detto non era il posteggiatore di Piazza San Carlo a Napoli o il venditore di Gran Turco in Piazza San Marco a Venezia, è un rettore di un'università italiana. E quindi se la legacy che ci lascia è questa, sono un po' triste. Comunque, vediamo al senso della presentazione. Sì, ho visto. Allora, che la nostra sia una specialità in difficoltà e forse in grossa difficoltà non è un problema solamente italiano. Se andiamo sul sito del WATS, vedete che addirittura la chiamano una dying specialty within the medical community. E questo è dovuto a numerosi motivi, ma addirittura anche negli Stati Uniti sono costretti in qualche modo a pubblicizzare presso gli studenti resident i posti in cardiochirurgia perché non riescono a full fill a riempire con le domande i posti disponibili. Ma nello stesso tempo non dobbiamo dimenticarci che la cardiochirurgia è speciale. È speciale perché noi facciamo delle procedure, abbiamo delle responsabilità che nessun altro professionista è in grado di assumersi, nel senso che noi ci prendiamo cura di pazienti che sono gravemente ammalati, ma ai quali noi possiamo fornire. Pensate il confronto, ad esempio, con la chirurgia oncologica, con le terapie oncologiche, in cui noi possiamo fornire delle soluzioni terapeutiche che portano il nostro paziente a sopravvivere e a sopravvivere bene. Quindi da questo punto di vista abbiamo nella nostra faretra delle frecce non indifferenti. Ma soprattutto il cardiochirurgo è un leader, o vorrebbe essere un leader. Chiaro che parte della difficoltà per i giovani medici i laureati di scegliere come specialità la cardiochirurgia. È il problema del contenzioso medico-legale. Contenzioso medico-legale non indifferente, e se diciamo che i risultati della cardiochirurgia italiana sono molto buoni, ma sicuramente si confrontano in maniera eccellente con i risultati della cardiochirurgia dei paesi europei o anche nordamericani, di questo credo ne siamo tutti consapevoli, quello che ci mette un pochino fuori dall'Europa è l'incapacità di fare training. Noi siamo un pochino fuori dall'Europa non perché abbiamo cattivi risultati cardiochirurgici, che sono molto molto buoni. Di converso posso anche dire che i risultati molto buoni della cardiochirurgia è il fatto che i cardiochirurghi italiani sono costretti ad andare all'estero e quindi a transitare in numerose strutture e quindi quando rientrano portano il meglio di ciò che hanno visto e questo in fondo è ottimale per il sistema. Ma d'altra parte siamo fuori dall'Europa anche per quanto riguarda la normativa comunitaria sul contenzioso medico-legale. Vi faccio vedere questo perché indagati 17 medici. Bene, indagati 17 medici perché? Perché nella filiera del contenzioso medico-legale sono rimasti impigliati anche tutti gli specializzandi che sono venuti a contatto con quel paziente. Quindi il contenzioso medico-legale è un qualche cosa che sicuramente interessa anche gli specializzanti. Ma quando parliamo di scuole di specialità, dobbiamo parlare, non possiamo disgiungerci dalla programmazione. Programmazione importante. Questi sono i posti in cardiochirurgia disponibili quest'anno, sono 45 posti. Sicuramente qualcosa si è fatto, nel senso che sono meno i posti messi a disposizione di chi vuole diventare cardiochirurgo rispetto alla pletora di cardiochirurghi che venivano formati negli anni scorsi, ma ancora non abbiamo questo link concreto tra tante posizioni si liberano perché vanno in pensione dei cardiochirurghi e quindi le necessità devono essere, come dire, tarate in base a quei posti che si rendono disponibili. E quindi ricordo alla fine degli anni Ottanta, quando andrai in Inghilterra da specializzando a fare parte del mio training con Donald Ross, e mi accorgevo che, adesso è andato via il dottor Bedin, però. Se eri uno specializzando inglese con una manualità discreta, un'intelligenza discreta e sapevi stare al mondo, perché ho imparato anche questo, quindi è importante stare al mondo, e sapevi stare al mondo, bene o male, Francesco, tu hai un'esperienza anglosassone, riuscivi ad accedere a posizioni apicali. Quindi c'era un imbuto rovesciato rispetto all'imbuto con cui si trovano gli specializzandi italiani, dove vedete tutta una serie di resident che poi riescono a essere distillati un singolo cardiochirurgo e quindi a poter distillare quella sorta di Highlander che il cardiochirurgo vorrebbe essere. Bene, è un problema di programmazione, ma è un problema di formazione. E il problema di formazione si trova a confrontarsi con tre ordini di problemi, per come interpreto io la problematica. Il
Due ordini di questi problemi sono internazionali, cioè i pazienti sono sempre più complessi da una parte ed è richiesto un outcome ottimale dall'altra. Sia il paziente sia il cardiologo di riferimento oggi non accettano un outcome che non sia ottimale. Mettere d'accordo e riuscire a bilanciare pazienti estremamente complessi con la necessità di un risultato chirurgico ottimale è difficile. A questo aggiungiamo un qualche cosa, l'abbiamo sentito ieri da Perucci, che è legato forse alla realtà italiana, che è il volume di attività dei centri che preparano i cardiochirurghi e la complessità dei casi che si trovano. Questa è la normativa che prevede che per diventare cardiochirurgo devi aver eseguito almeno 10 interventi di alta cardiochirurgia. Questa è la vecchia classificazione di interventi di chirurgia cardiaca. Più tardi c'è una riunione degli ordinari di cardiochirurgia che dovrebbero disegnare la nuova classificazione di interventi, perché questa è una classificazione che fa un pochino acqua da tutte le parti, perché è difficile mettere insieme sullo stesso piano tutta una serie di interventi. Poi ci sono altre strutture che offrono di fatto la formazione per i cardiochirurghi. Ma diventare cardiochirurghi non è solamente saper muovere le mani, come ho sentito dire prima il dottor Bedin, cioè non è un fatto sartoriale, squisitamente sartoriale, ma è qualcosa che richiede altre expertise, altre capacità. Quindi ben vengano strutture come Emergency che propongono a Regione Lombardia di far trascorrere l'ultimo anno dei chirurghi generali in Afghanistan piuttosto che in altri ospedali e lo stesso per i cardiochirurghi. Però sicuramente questa non è la soluzione. Adesso vi faccio vedere tre viaggi di tre specializzandi della nostra scuola. Allora, Simone Spaggiorin ha avuto un notevole come dire, visibilità mediatica sia in Italia sia in Inghilterra con interviste alla BBC piuttosto che quotidiani inglesi, e dice: così sono andato via dall'Italia e ho fatto carriera. Questo credo che sia il Sole 24 Ore, conclude dicendo: e a Londra vi assicuro dimostrare di essere un professionista affidabile, per il più italiano non è cosa da poco. Benissimo. Sicuramente la sua parte tessile e sartoriale l'ha sviluppata andando a operare in India per un periodo abbastanza lungo, qui potremo un po' discutere tra i pazienti di serie A e di serie B, ma forse lo vedremo successivamente in fase di discussione. Ma non è dubbio, è fuori di dubbio, che alcune caratteristiche le ha ricevute dalla sua formazione in Italia. Adesso spero che funzioni. Questo è un viaggio ancora. Buon pomeriggio a tutti, cari colleghi. Mi chiamo Gianluca Torregrossa e sono un cardiochirurgo specializzato presso la Scuola di Padova nel 2012. Da 2 anni lavoro presso il Mount Sinai Hospital di New York City sotto la direzione di David Adams, dove attualmente come Chief Fellow mi occupo di chirurgia compressa della valvola mitrale e della radice aortica. Raccolgo con molto piacere l'invito da parte del professor Gino Gerosa a parlare di training in cardiochirurgia, sia perché come giovane cardiochirurgo trovo l'argomento molto vicino alla mia realtà, sia perché la cardiochirurgia si sta evolvendo come scienza in modo sostanziale, condividendo sempre più con altre branche della medicina la sua professionalità. L'etamine sono un esempio su tutti. Ma necessità non distingo da queste, basato sulla professionalità dell'atto chirurgico e sulla responsabilità che come cardiochirurghi viviamo ogni giorno. Definire quindi cosa sia un cardiochirurgo e definirne il suo training è necessario per consolidare lo standard di qualità e eccellenza chirurgica che distingue la nostra professione, per definire il futuro di questa disciplina e per evitare distorsioni come quelle apparse sulla stampa nazionale di recente che hanno necessitato dell'intervento da parte del nostro presidente della società italiana. Da giovane cardiochirurgo ho imparato alcune cose che vorrei condividere oggi con i più giovani seduti al congresso. La prima è che per fare un cardiochirurgo non bastano 5 anni, non ne bastano nemmeno 6, la durata della specialità di cardiochirurgia qui negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti gli specializzandi sono forse esposti ad un volume chirurgico maggiore rispetto all'Italia, ma non arrivano davvero ad operare da primi operatori in modo indipendente fino al momento delle fellowship, dove si assiste ad un volume davvero elevato per singolo fellow di casi chirurgici per anno. Secondo gli ultimi dati dell'STS, la media di età del primo impiego dei cardiochirurghi negli Stati Uniti è di 35 anni. E penso che questo dato sia molto importante per comprendere quanto lungo sia il training di questa specialità. E questa lunghezza è giustificata dalla complessità dei pazienti, dalla difficoltà di portare al momento, all'atto operatorio, in modo immediato, un giovane studente fresco dalla laurea di medicina. Un altro insegnamento che ho ricevuto nel mio passato tra Italia, in Sudan con Emergency per 1 anno e poi qui negli Stati Uniti, è che sottoporta il pallone per segnare gol non te lo passa mai nessuno. E questo vuol dire che quel pallone va guadagnato, la sala operatoria va guadagnata.
E in questa professione il pallone ce lo si guadagna fuori dal campo da gioco. Ce lo si guadagna nel sapersi prendere massima cura del paziente, nel saper gestire in modo perfetto una terapia intensiva. Ce lo si guadagna con molta pazienza, tantissimo lavoro e molto studio, fatto sui libri e non solo sugli articoli scientifici. Ce lo si guadagna con un atteggiamento di maturità e di professionalità, che qui chiamano un'attitude, che è la vera chiave. Ecco, sull'attitude, scusate, devo fermare, Gianluca dice delle cose interessantissime, mi dispiace non farvelo sentire fino alla fine. Poi c'è un altro passaggio, un viaggio che è andata, però fortunatamente anche di ritorno, da Padova all'Art Centrum di Lipsia e poi a Milano dal professor Armani e dalla dottoressa Moz, che però non ho fatto parlare perché ha il privilegio del podio subito dopo di me e quindi non gli diamo la parola. Bene, quindi formare i cardiochirurghi non è solamente un problema di teaching e di instruction, ma è un problema di essere dei buoni mentori. E un mentore cosa fa? Aiuta a percepire e identificare quando ci sono i propri limiti, a convivere con i propri limiti e a superarli. Quindi il legame che si crea tra il mentore e il protégé ti permette di restare on track, di restare all'interno dei binari per raggiungere il tuo obiettivo. Però ci sono dei punti deboli. I punti deboli sono di tipo legislativo. Una cosa che dico sempre ai cardiochirurghi, agli specializzanti di Padova, è il fatto che non riesco a capire come mai uno si laurea in medicina e chirurgia, supera l'esame di Stato, dopodiché vince il concorso di cardiochirurgia e arriva magari a Padova, oppure va a fare la guardia medica a Fiera di Primiero. Bene, l'ospedale più vicino a Fiera di Primiero è a Feltre, a circa 40 minuti di autoambulanza. Allora, questo giovane medico che fa la guardia medica a Fiera di Primiero si trova ad affrontare incidenti automobilistici, infarti del miocardio, qualsiasi emergenza, senza nessun tutor, con l'ospedale più vicino a 40 minuti, senza nessun supporto di tipo strumentale. E ha quindi tutta la responsabilità di questo mondo che ricade sulle sue spalle. Lo specializzando di cardiochirurgia a Padova lavora all'interno di una terapia intensiva con un paziente fully monitorizzato, completamente monitorizzato, ha un tutor che lo assiste, può chiedere tutti gli esami di questo mondo, ma praticamente ha zero responsabilità. Quindi molto si può fare dal punto di vista legislativo. Così come è strutturato, è sicuramente destinato all'insuccesso. L'altro problema è quello del volume di attività e del case mix. Beh, se i centri, abbiamo sentito Perucci cosa diceva ieri, forse bisogna pensare a un network, bisogna pensare, come dice il dottor Bianco, che è un mio collega a Padova, i processi sono ineludibili, ma i processi è meglio governarli piuttosto che subirli. Allora, se ci sono tutte quelle graduatorie con i 200 interventi di bypass aorto coronarico isolato, con le mortalità, forse è meglio governare i processi e quindi creare un network adeguato in modo tale da fornire ai nostri specializzanti non solamente un volume di attività adeguato, quello a cui faceva riferimento Gianluca Torregrosso, ma anche un case mix, cioè quindi una specificità di interventi. Chiudo con il quality control. Sono contento perché il Collegio degli Ordinari di Cardiochirurgia ha accettato questa proposta di fare una sorta di audit di un comitato che prevede membri del Collegio degli Ordinari, membri della Società Italiana di Cardiochirurgia e professori italiani che esercitano la cardiochirurgia all'estero, e questi devono, su base semestrale, annuale, adesso è tutto da disegnare questo percorso, in qualche modo monitorare i progressi e quanto fanno i cardiochirurghi all'interno delle scuole di specializzazione in Italia, al di là del logbook del quale hanno a disposizione. Questo per evitare l'autoreferenzialità, che insieme alla mancanza di accountability, sono andati via due problemi, perché c'erano molte cose in cui ero totalmente in disaccordo sulle cose che ho sentito dire, perché di tutte le organizzazioni nessuno ha parlato del paziente. Allora, come diceva giustamente il dottor Bianco, che cito allo sfinimento, è come se Marchionne ci presenta il piano aziendale e non ci parla di macchine. Allora, tutte e due ci davano la chiave di lettura, come dire, sia privatistica che pubblica, senza però avere al centro di tutto il sistema il paziente. Vabbè, queste sono considerazioni che esprimo in libertà. Quindi, l'autoreferenzialità e l'accountability sono due problemi molto grossi del sistema Italia e quindi anche del sistema cardiochirurgico italiano. E questo perché per fare il resident non è, come dicevo prima, solamente una questione sartoriale, cioè la capacità di andare in sala operatoria e poter operare, ma naturalmente avere delle competenze fisiopatologiche che acquisisci durante le guardie in terapia intensiva, per fare una differenza sostanziale. Chi è riuscito a fare guardia in terapia intensiva cardiochirurgico con, come dire, acquisizione di responsabilità nei confronti del paziente rispetto a coloro, agli altri specializzanti che non hanno fatto questo, e questo è un patrimonio che ti porti dietro per tutta la vita. La capacità di fare ricerca, di confrontarti nei meeting, nel lavoro di teamwork e di leadership, perché alla fine di tutta la storia la cardiochirurgia è comunque speciale. Grazie. Thank you.
Gino, grazie, splendida presentazione. Io credo, questo è un commento, che uno dei problemi che abbiamo qui in Italia è che i nostri organici, per una serie di regolamentazioni, sono relativamente pletorici e quindi sono fissi negli anni. Tu vieni da un'esperienza inglese, io vengo da un'esperienza francese, dove gli organici erano molto corti e il resident era una risorsa importante, l'ospedale girava perché c'era il resident. Qui lo specializzando e il resident è vissuto come un competitor, per chi è chi parlava del gol, no? della palla, la sala operatoria. Quindi questo è il problema vero, no? Tocchi un punto per me importantissimo. Allora, a Padova facciamo circa 850 interventi all'anno, siamo 9 più 1, 10 cardiochirurghi, allora per garantire a ognuno la sua quota di attività operatoria vuol dire che ognuno di noi a Padova fa tra i 70 e i 90-100 interventi all'anno. E per me è ineludibile che se uno è parte di un team di cardiochirurgia deve operare, deve essere messo nella condizione di operare. Da giovane io ho vissuto la frustrazione di vedere i cardiochirurghi che camminavano su e giù per i corridoi. Per me è inaccettabile che ci sono centri di cardiochirurgia dove il 50% dei chirurghi operano, quando sono fortunati, e l'altro 50% passeggia su e giù per i corridoi. Quando ho avuto la fortuna di diventare direttore a Padova nel 2003, ho raccolto tutti i miei colleghi e gli ho detto: guardate ragazzi, se voi non diventate Christian Barnard, non potete andare su e giù per i corridoi dicendo: ah, ero Christian Barnard, ma il mio direttore non mi ha messo nella condizione di operare. Quando la mattina vi fate la barba potete solamente, scusatemi, sputarvi in faccia guardandovi allo specchio, perché la responsabilità è solo vostra, perché sarete messi nelle condizioni di operare. Allora diventa difficile se tu devi già garantire ai chirurghi che sono in staff il minimo sindacale di attività chirurgica per permettergli di poter essere efficaci ed efficienti quando sono reperibili la notte o nel fine settimana, dove trovi gli altri interventi da far fare agli specializzandi. Ecco perché parlavo del network, ecco perché parlavo del fatto di mettere in rete i centri e poter aumentare, ampliare e soprattutto l'altra cosa che fa la differenza è la capacità di poter essere esposti non solo a un volume di attività ma a una molteplicità di interventi, la possibilità di avere, ad esempio Padova, questo è molto bravo perché vai dal paziente pediatrico al paziente adulto passando attraverso i trapianti, che sono tutti momenti estremamente formativi, e questi sono momenti cogenti ai quali non possiamo assolutamente venir meno. Molte grazie.